Vivere in montagna oggi può essere una scelta. Già da un po' di anni non sono poche le persone nelle Alpi, negli Appennini, nella regione Piemonte, in particolare nelle Alpi occidentali, che cercano di trasferirsi in montagna, desiderano trasferirsi in montagna e mostrano un bisogno di montagna. Però spesso e volentieri ci sono delle motivazioni che non si incontrano con sufficiente preparazione, strumenti, con la necessaria capacità di leggere il territorio e quindi si va incontro anche a fallimenti, a volte drammatici o comunque all'impossibilità di sviluppare il potenziale che questi nuovi montanari, spesso che vengono dalla città, possono portare nelle terre alte del nostro paese e della regione Piemonte in particolare. Allora diventa veramente importante una politica pubblica e un intervento concertato con tutti gli attori del territorio per sostenere chi vuole vivere e lavorare in montagna, per attività imprenditoriali, per la creazione di reddito naturalmente, ma anche e soprattutto per nuove opportunità di vita. E questo è particolarmente vero oggi, in una situazione che dopo il diffondersi della pandemia del Covid-19 rende ancora più interessante e anche forse qualcosa di auspicabile, lo spostamento di persone, di energie, di giovani e non solo verso le aree interne e montane del paese. Allora, vivere e lavorare in montagna, uno sportello, un servizio che è stato attivato dalla città metropolitana di Torino con importanti sinergie territoriali, con l'Università di Torino, Dipartimento Culture, Politica e Società, con Social Fair, impresa sociale, ecco uno sportello che aiuti concretamente a capire come sviluppare un progetto di vita e di lavoro in montagna, un'iniziativa di cui c'era sicuramente bisogno.